Ben ritrovati, c'è la cronaca in primo piano nel nostro appuntamento con l'informazione. Parliamo infatti dell'operazione attraverso la quale è stata sgominata la banda che distribuiva droga nella zona di Salerno, Fratte, Mercatello, Pastena, tra i quartieri sotto attenzione della squadra mobile, che è arrivata all'arresto di 17 persone considerate, così li ha definiti il procuratore Lembo, il clan 4.0 dei D'Agostino. 17 misure cautelari sono state eseguite all'alba di oggi dalla polizia di Salerno, che ha smantellato un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono 7 le persone finite in carcere, 5 quelle ai domiciliari, altre 5 sottoposte ad obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il gruppo criminale, già ribattezzato Clan 2.0 del Clan D'Agostino, capeggiato dai salernitani zio e nipote Ciro e Raffaele D'Agostino e dal giovane Massimo Sabato, composto da più persone già note alle forze dell'ordine, spacciava cocaina ed hashish nei popolosi rioni di Mercatello, Fratte e Pastena. L'operazione scattata all'alba di questa mattina è stata illustrata nel corso di una conferenza stampa nella sede della Procura della Repubblica di Salerno. È stato il procuratore capo Corrado Lembo a spiegare, con il sostituto procuratore della DDA Rocco Alfano, il sostituto procuratore Francesca Fittipaldi e il capo della squadra mobile di Salerno Lorena Cicciotti, i dettagli dell'attività investigativa avviata nell'aprile 2015 con l'arresto di una persona trovata in possesso di 1 chilogrammo di hashish. La droga, secondo gli investigatori, veniva acquistata nell'internat napoletano per poi essere portata e suddivisa in un nascondiglio nel comune di Pellezzano. Nel corso dell'attività di indagine sono stati effettuati diversi sequestri di droga, anche se non sempre è facile trovarla nel corso delle perquisizioni, si è detto stamani. Sempre più spesso, infatti, i nascondigli non sono facili da trovare, non sempre la droga viene detenuta nelle abitazioni, anzi sempre più spesso si prediligono i luoghi all'aperto. In questo caso la droga è stata ritrovata anche sotto la pavimentazione, così come in palloncini di plastica. Le indagini hanno riguardato anche alcuni colloqui tenuti nel carcere di Sulmona, dove è detenuto Giuseppe D'Agostino, a cui faceva capo lo storico clan. Un plauso per l'operazione svolta è stato fatto questa mattina dal procuratore capo Corrado Lembo alla dottoressa Cicciotti della squadra mobile di Salerno e all'intero gruppo di lavoro. La risposta continua delle forze dell'ordine, ha detto il procuratore, è la migliore garanzia di sicurezza per i cittadini salernitani. Il controllo del territorio mi sembra che l'abbiamo dimostrato, cioè hanno le forze dell'ordine coordinate dalla magistratura distrettuale, e quindi vorrei sottolineare questo aspetto, che è l'aspetto saliente di questa operazione, nel senso che la criminalità organizzata e non si rigenera continuamente sul territorio, ma l'attenzione è sempre costante. Noi andiamo proprio alle radici organizzative del male. Questo è, facciamo operazioni, non voglio dire chirurgiche, sarebbe presuntuoso affermarlo, ma operazioni che distinguono i ruoli delle persone, non fanno di tutta un'erba un fascio, sono state calibrate le richieste di misure cautelari in ragione del contributo criminale che si è dato all'organizzazione. Perciò 7 misure cautelari in carcere, 5 arresti domiciliari, 5 con obbligo di soggiorno, perché speriamo sempre che il campanello d'allarme che può suonare per il delinquente primario possa sortire un effetto di risveglio, ecco, alla cittadinanza legale, non quella che anche nella prospettiva di una solidarietà criminale vuole costruire il lavoro sul delitto. Non è questo l'obiettivo, non dovrebbe essere questo l'obiettivo dei giovani. È vero che i cosiddetti grandi dovrebbero in qualche modo dare ad esempio, aiutare questi giovani ad uscire dal tunnel della droga e dello spaccio. E mi auguro che accanto alla magistratura, che fa, come vedete, la sua parte, anche gli altri poteri dello Stato possano dare una mano a questi giovani che sono in qualche modo chiusi nel ghetto del crimine, possono uscire da questo ghetto e trovare un lavoro onesto. Un clan che continua a mantenere il controllo del territorio, si parla semplicemente di un clan 2.0, resta il nome di D'Agostino.
i nomi sono sempre quelli. Guardi, io sono stato applicato alla Procura di Salerno più di 20 anni fa e devo dire che ogni qualvolta consulto gli esiti delle indagini più importanti trovo sempre gli stessi nomi, anzi gli stessi cognomi e talvolta anche gli stessi nomi, che sono addirittura i nipoti dei personaggi storici della criminalità che hanno conservato il nome del nonno, dello zio, del prozio e così via. E questo ci deve far riflettere, cioè, come dire, la consegna del testimone, diciamo, all'interno delle famiglie criminali, dai più vecchi ai più giovani. Ecco, ci vuole qualcosa di nuovo, ecco, per cercare di, ecco, distogliere i giovani da questo destino. Continuiamo con la cronaca. Dal clan D'Agostino a quello Rossi finiscono tutti ai domiciliari dopo l'intervento del riesame, gli arrestati nell'ambito del blitz antidroga nel territorio tra Agropoli e Capaccio. Finiscono tutti ai domiciliari gli arrestati nell'ambito dell'operazione antidroga condotta dai carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Francesco Manna, scattata all'alba del 25 ottobre scorso. I giudici del riesame, infatti, hanno accolto i ricorsi presentati dai legali difensori degli indagati. Annullata la misura cautelare solo nei confronti del 70enne Umberto Rossi, pluripregiudicato ex esponente della NCO di Cutolo, che però resta in carcere dove sta scontando una precedente condanna. Concessi domiciliari invece al figlio dell'ex boss, il pregiudicato 31enne Giancarlo Rossi, che ha ottenuto anche il permesso di recarsi al lavoro. Ai domiciliari anche i fratelli Salvatore e Roberto Maresca, Antonio Buonora, Lucido Valerio Venturiello, Marco Grimaldi, Mirko Ruggieri e Gianluigi Strianese. Ai domiciliari invece già vi erano il polacco Adrian Markowski, il 27enne marocchino Eric Ayek Saleh e Vincenzo Galdo Porpora. L'attività investigativa portò il PM della DDA Marco Colamonici a formulare accuse in merito alla vendita di cospicui quantitativi di cocaina, eroina, marijuana e hashish acquistate dal clan di Pusher a Napoli nei quartieri di Secondigliano e Scampia e poi vendute ad assuntori nei comuni di Agropoli, Capaccio Pestum, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Oliveto Citra, Perdifumo, Rocca d'Aspide e Vallo della Lucania. L'esplosione di una bombola per stufa poteva causare una vera e propria tragedia questa mattina a Giffoni Valle Piana. Nell'incendio che si è scatenato all'interno di un'abitazione a Giffoni Valle Piana sono rimasti ustionati i due anziani che vivevano nell'appartamento. Immediato l'allarme che ha previsto l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e anche di 3 ambulanze. Gli anziani, per tentare rifugio dall'incendio, si sono buttati sul balcone. Sono stati i vigili del fuoco a metterli in salvo. Come vi dicevo, il bilancio finale parla di 2 ustionati. Cerchiamo ora di fare luce su una notizia di cronaca che sta rimbalzando su internet ma anche sui social come WhatsApp attraverso le chat dei genitori degli alunni che frequentano le scuole salernitane. È un po' una vera e propria psicosi terrorismo quella che è nata dopo la diffusione della notizia che erano stati rubati dei furgoni in un'autorimessa salernitana. Proviamo in qualche modo a fare luce anche grazie ai chiarimenti che ci sono stati forniti dalle forze dell'ordine che chiedono di calmare questa psicosi terrorismo che si è scatenata in provincia di Salerno. Vediamo. Partiamo da ciò che c'è di vero nella notizia. 3 furgoni sono stati rubati nella notte di domenica scorsa in un'autorimessa della provincia di Salerno. I 3 mezzi autocarri Fiat Ducato di colore bianco con scritta laterale in rosso SNAM Gas non contengono gas né materiale esplodente. Tutto quanto gira in questi giorni tra internet, social, finendo anche nelle chat dei genitori delle scuole salernitane e generando una sorta di psicosi terrorismo, è frutto della fertile terra delle
fake news. C'è quell'onda di falsa notizia che, come in una sorta di gioco del telefono 4.0, si modifica e si gigantisce di voce in voce. Le forze dell'ordine contattate anche dalla nostra redazione per avere chiarimenti in merito hanno infatti tutte, dalla polizia ai carabinieri, smentito categoricamente. Al momento si tratterebbe dunque solo di normali indagini sul furto, come ne avvengono ogni giorno di mezzi, auto, furgoni in tutta Italia. Cercando su internet infatti si reperiscono notizie molto simili e potrebbe essere stato proprio un analogo caso accaduto a Milano a far scatenare il giro di notizie false anche su Salerno. Ma niente fa pensare che i furgoni rientrino in un piano più generale di un possibile utilizzo per raid terroristici. È chiaro però che la mente di tutti è andata ai più recenti atti che da Londra a Parigi fino a Barcellona ha visto l'ISIS utilizzare camion o dei furgoni come mezzi di morte. Ed ancora una notizia di cronaca che arriva da Sapri, dove un controllo della Guardia di Finanza teso proprio a ispezionare i locali hanno scoperto l'impiego di lavoratori completamente in nero in un locale della Movida del Golfo di Policastro. La posizione irregolare, come vi dicevo, è emersa proprio dopo un'ispezione nell'ambito di Previdenza Sociale e di Lavoro da parte delle Fiamme Gialle, che hanno rilevato il 100% della forza presente all'interno del l'esercizio commerciale completamente a nero. Adesso apriamo una pagina sulla politica. Ieri la presenza a Salerno all'Hotel Mediterranea del capogruppo del PD Ettore Rosato ha consentito in qualche modo al neosegretario Enzo Luciano di aprire ufficialmente la campagna elettorale per le politiche nella città di Salerno. La definizione della legge elettorale nel nostro paese. È toccato al papà del Rosatellum, la legge che modifica il sistema elettorale, aprire ufficialmente la campagna elettorale del Partito Democratico a Salerno. Era un po' questa l'aria che si respirava ieri nell'Hotel Mediterranea per il confronto che ufficialmente era destinato ad affrontare le novità in arrivo con la legge di bilancio su comuni ed altri aspetti, ma in realtà è finito per diventare un confronto all'interno dello stesso partito e alla presenza di candidati e possibili tali sulle prossime elezioni politiche. Non sono dunque passate inosservate le parole del capogruppo PD alla Camera: candideremo i più forti, i migliori, quelli che possono competere meglio sul territorio e vincere il collegio. E questa la linea tracciata da Ettore Rosato per delineare l'identikit dei futuri candidati al Parlamento anche in provincia di Salerno. Al tavolo dei relatori anche Piero De Luca, primogenito del governatore della Campania, è in pole position proprio per una candidatura. Accanto a lui il deputato Tino Annunzi, che punta ad una riconferma scegliendo però il Senato. Sul criterio che verrà adottato, Rosato è stato chiaro: troveremo una modalità di consultazione all'interno del partito, poi dovremo sederci al tavolo con tutti i componenti della coalizione. Il Partito Democratico sta lavorando con gli altri partiti di sinistra per creare una coalizione ampia, forte e competitiva. Chiederemo di stare uniti e di lavorare per non far vincere la destra nei collegi, ha detto Rosato. Il messaggio lanciato dall'Hotel Mediterraneo è oggi più chiaro: ci appelliamo a tutti e non abbiamo veti nei confronti di nessuno, dice il Partito Democratico. Militanti, tanti segretari civici. Giuseppe Longo, già commissario straordinario dell'ASL di Salerno prima della nomina di Antonio Giordano e attualmente alla guida dell'azienda ospedaliera dei Colli Monaldi Cotugno, sarebbe il nuovo direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria Ruggi di Salerno. La notizia, nell'attesa di essere confermata dall'approvazione di un'apposita delibera regionale di giunta, si è rapidamente diffusa nell'ospedale di Salerno, che da oltre una settimana è senza la guida alla direzione generale, da quando cioè Nicola Cantone è stato rimosso dall'incarico perché non sarebbe in possesso dei titoli richiesti, una decisione che, lo ricordiamo, non ha trovato d'accordo il manager, che avrebbe presentato ricorso contro la decisione. 3 giorni di convegno a Sita dedicati a geolocalizzazione, interattività, informazione sul territorio, innovazione e banche dati. La sfida riparte da Salerno. Stamani l'inizio dei lavori al Grand Hotel.
Dopo ben 8 anni dall'edizione 2009 tenutasi a Bari, la conferenza nazionale ASITA torna nel centro-sud scegliendo la città di Salerno per lo svolgimento della 21esima edizione. Si sono aperti questa mattina al Grand Hotel Salerno i lavori dell'edizione 2017, proponendosi come il più importante momento di incontro tra ricercatori, operatori, docenti, professionisti, utilizzatori pubblici e privati, enti e imprese operanti nei diversi settori del rilevamento, della gestione e della rappresentazione dei dati territoriali ed ambientali. 3 giorni per ospitare circa 180 lavori divisi in diverse sessioni tematiche, ognuna moderata da esperti provenienti dal pubblico e dal privato, workshop patrocinati e corsi di formazione dedicati rispettivamente all'utilizzo dei droni per il rilevamento del territorio e all'utilizzo di software open source per la gestione dei geodati. Particolare attenzione infine è rivolta agli studenti universitari della Scuola dell'Obbligo. Proprio per quest'ultimi, in particolare il 23 novembre dalle ore 9 alle ore 11, in una data importante per il territorio campano, si terrà la seconda edizione di Oltre la paura, una giornata della memoria finalizzata ad educare in particolare le giovani generazioni ad una maggiore consapevolezza sui rischi del proprio territorio, con particolare riferimento al rischio sismico. Le nuove proposte tengono conto di innovazioni che state vedendo tutti, che stiamo vedendo tutti, e che riguardano la velocità con cui il trattamento dei dati geografici sta cambiando il nostro modo di pensare e di essere. Basta che lei pensi ai telefonini che usate e che usiamo tutti i giorni, al modo in cui le aziende improntano le loro campagne pubblicitarie sulla performance del GPS, sulla precisione nel trasferirci informazioni geografiche e sull'assillo delle immagini che per ogni problema del territorio ci mandano e ci convincono a cambiare telefono perché più dettagliato, più delicato, più preciso, Anche il Comune di Salerno sarà presente in diverse sessioni scientifiche, portando la testimonianza di 2 iniziative particolarmente significative per lo sviluppo di Salerno e provincia, la riqualificazione della costa e l'aggiornamento del PUC. La logica che muove ASITA è quella dell'integrazione delle banche dati. Una grande possibilità di interagire e un tesoro di conoscenze alle quali attingere nelle determinazioni e nelle scelte. Ad esempio, in campo urbanistico ci sono problemi multicriteria che afferiscono alle scelte, la stabilità dei versanti, i corpi idrici superficiali e non, insomma tutta una serie di dati che vanno messi in sistema e possono coadiuvare le scelte che poi sono quelle della pianificazione. E così la verifica e il controllo delle acque, le ipotesi di lavoro che noi stiamo trattando per quanto riguarda il ripascimento del litorale, per le azioni di riqualificazione urbana, trovano riscontro in una ricchezza di dati che ci devono provenire e che noi dobbiamo saper mettere a sistema. L'obiettivo scientifico è quello di favorire il confronto e l'approfondimento su temi specifici. In evidenza il progetto Almaviva a supporto dello sviluppo della regione Campania. Ho deciso di mettere la piattaforma ITER Campania, che è una piattaforma GIS che georeferenzia dati di interesse del cittadino, con l'obiettivo principale di migliorare il servizio al cittadino e porre sempre di più il cittadino al centro delle strategie regionali. Un esempio pratico è per esempio in ambito mobilità fornire al cittadino informazioni relative ai percorsi, relative agli orari dei bus, del trasporto pubblico locale. Un altro esempio è l'ambiente, il governo del territorio. Stiamo partendo con un'iniziativa che vede la verticalizzazione di ITER Campania per il contrasto del fenomeno terra dei fuochi e quindi anche attività sensoristica sul territorio che, intercettata da una piattaforma centralizzata, riesce a dare informazioni e a prevenire quello che è il fenomeno che conosciamo tristemente della nostra terra, che è il fenomeno terra dei fuochi. Andiamo adesso a Battipaglia, dove è tutto pronto per il corteo del prossimo 23 novembre. Si cerca la massima adesione possibile, è stato chiesto anche ai commercianti di abbassare le saracinesche come in segno di lutto durante il passaggio della passeggiata di protesta contro la trasformazione dell'impianto STIR in impianto di compostaggio.
Battipaglia non sarà sola giovedì mattina quando la manifestazione generale di protesta, che si avvierà alle ore 10.30 da Piazza Mendola per snodarsi in corteo lungo le vie centrali della città, capofila della Piana del Sele, chiederà ad alta voce rispetto dell'ambiente, contesterà la volontà della regione di riconvertire l'ex stiro in un sito di compostaggio dei rifiuti, ma allargherà il dissenso e la richiesta di un luogo più salubre da vivere dove operare, stretto oggi in tanti impianti con la problematica dei miasmi con la quale convive ormai da mesi. Battipaglia non sarà sola perché la mobilitazione non tocca soltanto la cittadinanza, con gli appelli alla partecipazione continui da parte delle istituzioni, dal comune eletto dalla sindaca Cecilia Francese che ha organizzato il momento, ai comitati cittadini, ma anche chi come Confcommercio, l'associazione Rinascita, chiedono agli esercenti di abbassare le saracinesche giovedì mattina ed inserirsi nel lungo corteo, con Confagricoltura che fa altrettanto, riunisce i suoi membri per prendere parte ad una manifestazione che prova a tutelare chi opera nel rispetto della legge in un polo d'eccellenza dell'agroalimentare. Battipaglia non sarà sola perché anche comuni limitrofi assicurano la presenza. Ad Eboli l'opposizione con Gioventù Ebolitana fa sapere che raggiungerà Piazza Mendola, la stessa sezione comunista di Eboli in ensemble con Serre e Campagna s'attiva per dar man forte alla protesta. Tenere accesi i riflettori sulla condizione vissuta a Battipaglia, l'intento comune che porterà migliaia di persone a sfilare giovedì mattina. Nel percorso, che ricordiamo, transiterà per via Mazzini, via Bozzi, via del Centenario, via Domodossola, via Napoli, via Roma, ancora via Mazzini e si concluderà in piazza Mendola. Andiamo adesso a Cava dei Tirreni, dove si indaga sull'aggressione a due ispettori ambientali. Aggressione ai danni di una pattuglia del nucleo comunale degli ispettori ambientali di Cava dei Tirreni. L'episodio è accaduto nella serata di giovedì in via Papa Giovanni XXIII. Un uomo, al quale era stato chiesto di spostare l'auto che ostruiva il passaggio dinanzi agli uffici comunali situati nella struttura dove è ubicato anche il mercato coperto, si è scagliato contro la pattuglia degli ispettori ambientali, colpendoli prima con una bottiglia e minacciandoli poi con un coltello. Refertati in ospedale, sono state diagnosticate ferite guaribili in 8 giorni. L'uomo, inoltre, che ha già precedenti penali, ha minacciato le guardie ambientali di ritornare sul posto armato di pistola. Il nucleo degli ispettori ambientali ha provveduto a deferire l'uomo all'autorità giudiziaria presso il Tribunale di Nocera Inferiore per aggressione, minacce e lesione a pubblico ufficiale. Infatti, gli ispettori ambientali, come non tutti sanno, hanno lo status di pubblico ufficiale. Ed ora ci fermiamo, una breve interruzione per la pubblicità, restate con noi, torniamo tra poco. Andiamo adesso ad Agropoli per parlare di un'idea singolare, una petizione di firme per chiedere all'amministrazione comunale di pensare alla realizzazione di una pista per skate. È partita ad Agropoli la raccolta firme per chiedere all'amministrazione comunale la realizzazione di uno skate park pubblico ed a fruizione gratuita nella nostra città. Lo skate park è un'area attrezzata con piste e rampe dove si possono praticare sport come il pattinaggio, la bicicletta e gli sport più estremi come lo skateboard e la BMX. Questi ultimi annoverano un numero sempre maggiore di appassionati, tanto che da diversi anni si fanno campionati a livello nazionale e mondiale. I promotori della petizione sono un gruppo di giovanissimi agropolesi tra gli 8 e i 17 anni, supportati da alcuni volontari adulti per quanto riguarda la parte burocratica e legale. Un'idea semplice che potrebbe portare vantaggio a tutti. In primo luogo, si risolverebbe il problema dei ragazzi che, non sapendo dove allenarsi, sfrecciano con pattini e bici nelle piazze di sole pedonali, mettendo a rischio se stessi di pedoni. Inoltre, in tutta la provincia di Salerno non c'è uno skate park. Il comune della città di Agropoli sarebbe il primo ed unico ad avere e ciò sarebbe una grande attrattiva per i bambini e i giovani dei paesi limitrofi e non solo. Si potrebbe, con una spesa davvero piccola, riqualificare una zona abbandonata di Agropoli, dando la possibilità a questi giovani talenti di crescere e di sognare. Al momento è possibile firmare per questa petizione presso diversi punti di raccolta: il Bar Albatros, Osvaldino, in via Pio X, Videoteca Charlie Chaplin, in via Pio X, Lounge Bar, in via San Marco, Calzature Umberto Anaclerico, in via Risorgimento, Wine Bar in via San Marco, Erboristeria della dottoressa Margiotta in via Alcide De Gasperi, Pizzeria O Sole Mio in via Sella. Oppure è possibile contattare Anthony Russo, Alessandra Giuliano, Roberto Auricchio e Giovanni Basile.
quando non è un principe a trovare la scarpetta, il tema del confronto che a partire dalle ore 10 sarà ospitato nell'aula magna della scuola vicinanza a Salerno il prossimo 24 novembre. Dirigenti scolastici e mondo della giustizia saranno a confronto in occasione della giornata internazionale contro la violenza delle donne. L'evento è patrocinato dall'Ordine degli Avvocati di Salerno. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Cineforum al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film di Silvio Soldini Il colore nascosto delle cose, con Valeria Golino e Adriano Giannini. Tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22, ingresso intero 6 euro, ridotto 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Violenza difensiva, ne parliamo tra poco dopo le previsioni del tempo nello spazio dedicato come sempre all'informazione sportiva. In collaborazione con... Per ristrutturare casa, per i tuoi acquisti importanti, puoi avere bisogno di liquidità. La soluzione è Magliano Group Mutui e Prestiti, l'agenzia specializzata nel settore finanziario e creditizio. Con la cessione del quinto dello stipendio, tutti i dipendenti pubblici e privati, ma anche pensionati, possono ottenere un prestito e inoltre deleghe, fideiussioni, prestiti personali, leasing, mutui in tutta Italia, consolidamento prestiti, servizi immobiliari. Magliano Group, trasparenza, competitività e velocità. Maglianogroup.it. Magliano Group, distributore di credito. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ed eccoci con l'informazione sportiva, come promesso subito in primo piano la Salernitana che, come dicevamo, è alle prese con la solita emergenza difensiva. Vitale sarà squalificato, al suo posto è in pole position il rumeno Popescu, all'esordio con la maglia granata. In centrocampo torna Gatto che ha scontato il turno di stop, in attacco finalmente Rossi. Alberto Bollini ieri sera ha assistito da spettatore interessato all'exploit del Cittadella in quel di Palermo. La formazione di Venturato ha sbancato il Barbera con un perentorio 3-0, facendo un importante balzo in avanti in classifica e piazzandosi ad un solo punto dalla zona playoff. Ironia della sorte, ad una sola lunghezza, proprio dalla Salernitana, al tombolato i Granata, quelli del sud, saranno costretti a gestire le solite emergenze, come sempre, soprattutto in difesa, soprattutto alla luce della squalifica di Gigi Vitale, ammonito domenica sera contro la Cremonese, che dovrà scontare un turno di stop in quanto diffidato. Il mancino ex Ternana è stato preziosissimo come difensore centrale e sabato la sua assenza costringerà Bollini a modificare la composizione del reparto arretrato, già di per sé alquanto inedito nelle ultime uscite, in cui l'unico centrale di ruolo arruolabile era Mantovani, sempre più a suo agio anche da regista difensivo. L'enfant prodigio scuola Toro è stato convocato, tra l'altro, in nazionale Under 21 di B per la gara contro i Parità della Russia in programma martedì prossimo a Pordenone. Per la gara del tombolato, invece, Bollini confida in buone nuove dall'infermeria, da cui stanno provando ad uscire Schiavi e Tuia. Intanto tiene in caldo la pista Popescu, che potrebbe esordire in granata partendo dal primo minuto. Riguardo i due difensori centrali Tui e Schiavi, invece, proseguono un protocollo di lavoro personalizzato per evitare il rischio di ricadute. Ieri, alla ripresa della preparazione, i due hanno lavorato a parte, ma da oggi dovrebbero cominciare a lavorare con i compagni, così come Mattias Procati.
tornando alla difesa da reinventare in Veneto. Bollini quasi certamente dovrà chiedere un sacrificio a Popescu, che non ha il ritmo partita visto che con il Modena ha giocato poche gare ufficiali, ma in buone condizioni fisiche potrebbe, in caso di necessità, surrogare Vitale e completare il trio difensivo insieme a Pucino e Mantovani. A Cittadella sabato la Salernitana proverà a fare 13 nonostante l'emergenza. A centrocampo invece tornerà Gatto, che ha scontato il turno di stop e si prende la corsia di destra del centrocampo a 5. Per il resto si viaggia verso la riconferma in blocco della squadra, che si sta ben comportando in questa fase della stagione. Minala, Signorelli e Ricci chiuderanno la cerniera della mediana con Alex sull'out mancino. In avanti invece è probabile finalmente il ritorno di Alessandro Rossi dal primo minuto, con uno tra Bocalon, Favorito e Rodriguez a completare il tandem offensivo. Ci occupiamo di pallanuoto. Domani pomeriggio alle 15.30 al Marina d'Arechi Port Village la Rarinantes Salerno si presenta in tutte le attività agonistiche di promozione sociale, riflettori puntati naturalmente sulla prima squadra che militerà nel campionato nazionale di pallanuoto di Serie 2. Interverranno il presidente Enrico Gallozzi, il direttore sportivo Mariano Rampolla, il coach Matteo Citro. Presenta in blocco la squadra al completo della Rari, che esordirà in campionato sabato prossimo alla piscina Simone Vitale contro la Nova Roma. Siamo all'esordio di una stagione che consideriamo molto importante, ha detto il presidente Gallozzi. Puntiamo a migliorare il terzo posto dello scorso anno. La Rarinantes avrà ancora al suo fianco il Campo Long Hospital di Gianfranco Camisa come sponsor. Ed ora la pallamano, troppo forte la capolista Cingoli per l'Omnic Salerno. Le ragazze guidate in panchina da Laura Avram si sono arrese come da pronostico alle marchigiane con il finale di 28-17 nel match valevole quale sesta giornata d'andata del girone D di Serie A2 femminile. Nonostante la buona prova, le giovani atlete salernitane hanno dovuto cedere il passo al Cingoli, che si mantiene in testa alla classifica con 11 punti all'attivo. Nessun dramma, nonostante la battuta d'arresto in casa Omnic Salerno, dove non si guarda al risultato, ma soltanto alla crescita costante dell'enfant prodige del vivaio. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. A me non resta che ringraziarvi per essere state con noi. Arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.